Buonasera mister, chiaramente la prima domanda non è sulla partita, ma è lo spavento che ci ha fatto prendere, come sta? No, sto bene, ho sbattuto un po' solo mano. Nessun problema? No. Ok, perfetto, contento della partita immagino di sì. Ma non tanto, nel senso che primo tempo eravamo troppo passivi, giocavamo troppo dietro invece in avanti. Poi secondo tempo hanno fatto meglio, anche sul piano di gol. Realizzazione. Zeman, una cosa che un allenatore, dicevamo prima in cronaca, vorrebbe sempre vedere: lei fa entrare a Cornero e Merola al 33esimo, al 34esimo segna Cornero, al 35esimo Merola. Vabbè, rigore non vale, che lo doveva tirare a Cornero, ma come Merola ci manca tanto, ce l'ha rubato. La sensazione è che comunque sia stato un buon test. Ci dice come sta Staver, che cosa è successo? Non lo so, lui non si sentiva bene, nel senso che respirava male, c'aveva qualche palpitazione, è andato a pronto soccorso e non è uscito niente, nel senso che sta bene. Le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda di Massimo Profeta da studio, le chiedo se con la partita di questa sera praticamente è confermato lo stesso 11 a Ferrara domenica, 11 di Gubbio dico. No, ma io ho detto che c'è tutti i titolari e che possono giocare tutti, poi visto che gli altri hanno fatto la partita prima li ho lasciati fuori sperando che non c'è bisogno di mettere tanti. Una domanda di Massimo Profeta e salutiamo Zeman. Ma mi sembra questa squadra, tornando un po' anche al campionato, mister, soprattutto alla partita col Gubbio, no? Io ho detto a fine gara voglia di vincere, tenuta mentale, tanto cuore. Cioè questa è una squadra che ci crede sempre, cioè, è già in fiducia malgrado la giovanissima età. Questo mi sembra un aspetto molto importante. Ritornando alla partita con il Gubbio, dice Massimo Profeta, nonostante la giovane età, nonostante quello che era successo con il sorpasso del Gubbio, questa squadra ci crede fino in fondo. Oh, vorrebbe fare, poi magari non ci riesce ancora tutto e ripeto, il primo tempo era troppo lento, senza attaccare la porta avversaria, abbiamo attaccato più la porta nostra perché tutti i passaggi dietro a me non mi piacciono. Grazie e comunque ci ha rassicurato Zeman, sta benissimo.